tentativo della legalità nel ristorante oggetto di due attentati negli ultimi sei mesi, l'ultimo domenica scorsa. A promuovere l'iniziativa è la Fondazione Apulia Felix, presieduta dall'ex rettore dell'Università di Foggia, Giuliano Volpe. Sergio De Nicola. Dopo l'ultima bomba contro un esercizio commerciale avete lanciato questa idea dell'aperitivo della legalità, un modo per risvegliare una città, ma a chi è diretto il messaggio? Solo alla parte sana, alla società civile o anche agli intellettuali di questa città, troppe volte forse rimasti in silenzio? Noi abbiamo voluto dare un segnale concreto intanto al ristoratore che ha subito dei danni come altri suoi colleghi, un aperitivo per iniziare alla legalità, in qualche modo è un segnale alla città, ai cittadini, a quella società civile un po' troppo addormentata in questa città e che forse dovrebbe far sentire maggiormente la propria voce con meno lamentele e più iniziativa. Da dove può partire poi il risveglio di Foggia? Io credo molto nella capacità degli intellettuali, dei professionisti, della parte più viva della città di scendere in campo. Noi l'abbiamo dimostrato con Santa Chiara, l'Auditorium Santa Chiara, la Fondazione lo ha ristrutturato e da un anno è uno dei luoghi più vivaci, più attivi di produzione culturale. Dovremmo disseminare, dovremmo moltiplicare queste opportunità, per esempio pensando alla gestione diretta anche di luoghi della cultura, siti archeologici del territorio, musei. Ci vuole molta più partecipazione attiva e capacità anche degli imprenditori di capire che questi sono luoghi e occasioni per l'impresa e per il lavoro. E in prognosi